Benvenuti tutti. Benvenuti. Weyla. Ciao. Buon Ma come sugo. Weyla? Lascio ad Andrea il piacere del saluto ufficiale. Io che te lo stavo lasciando dire, e No, invece tu perché Weyla. gli piace così Vai. tanto, quindi vai. No, mi piace quando te la rubo, non quando me la concedi. Oh, insomma. Allora lo dico io, buonasera e buona cena. E buona cena a tutti. Ok, Molto istituzionale. ufficiale, ufficioso, si può iniziare. Maestro. Beh, intanto comunque ringrazio di persona tutti gli iscritti che ci sono stati in questi giorni e anche poco fa. Veramente, un sacco di baci, un sacco di lasagne al forno per tutti. E anche della carbonara, un po' però poca. Ottima carbonara da avere sempre con sé nel portafoglio. Ebbene, questa sera andiamo avanti con Simbanum. Per chi è interessato all'ambientazione dark che si mescola tra la principessa Mononoke e il Trono di Spade, per citare due delle fonti più conosciute. E come leggo in chat, si parlava anche della qualità assurda delle illustrazioni dei manuali, che sono una cosa eccezionale, evocative a dir poco. E quindi, per tutti gli appassionati del fantasy, scusate i birre, veramente sono un must da andare a vedere. E ora la parola al master. Sì, speravo fino all'ultimo che dicessi, sono tutti rimasti impressionati per la qualità del master, e invece sì, La infatti. qualità del master, E invece impressionante. proprio così, impressionante. Era andata. Stasera se la tira il master. No, no, Se mi la sto tira spingendo addosso, dico. adesso. Faccio tutto da solo. Esatto. Allora, fin tanto che aspettiamo Colombo, ossia Lozane, direi di... Boh, vi faccio neanche troppo rapidamente un riassunto, dopodiché vi dico già che skipperemo una piccolissima parte per velocizzare, e così che magari cominciamo subito, non dico in medias res, però quasi. Allora... Ricordo che, anche per dare indicativamente l'idea del tempo che è trascorso, voi avete raggiunto Camposcuro, facciamo a metà mattina, avete superato Camposcuro, avete avuto modo di vedere un po' lì com'era la situazione, di capire che c'è, insomma, avete visto anche una delle autorità del luogo, perché c'era, avete capito che quel tizio che correva ubriaco dietro a una ragazza semisvestita in cima al maniero di pietra della piazza principale è in effetti l'autorità di Camposcuro, perché le guardie l'avevano tacciato come capo, mi ricordo. Poi avete avuto un piccolo diverbio con queste guardie qui, avete parlato con il barbaro dello spaccio di Codomar, si chiama, che vi ha dato due o tre opinioni personali su Fortecardo, e niente, poi vi siete allontanati e siete arrivati finalmente alla grande palizzata della città. Avete pagato per l'ingresso. Avete capito che per entrare ci vuole un lasciapassare particolare e un segno distintivo che è una sorta di braccialetto, un anello, comunque un qualcosa che chi non ha non entra. Avete anche assistito in particolare all'espulsione di un cittadino che è stato buttato fuori davanti ai vostri occhi, gli sono stati confiscati quei pochi averi che aveva. E gli è stato vietato per il resto della sua vita di rientrare in città.
Ah, che stupido, gli sta bene. Ma neanche le mani. Chissà cosa ha combinato. Esatto, gli avevano anche amputato le dita, alcune dita delle mani. E lui vi ha detto in sostanza, con aria abbastanza sconsolata, attenti alle persone a cui pestate i piedi, state attenti in sostanza a non dare troppo nell'occhio qualunque cosa voi vogliate fare. Impossibile con un papero lì. Il Mai papero, successo. vi ricordo che il papero ha un tratto invece che è proprio l'opposto. Comunque, è vero. E torno subito, devo dare da bere al cane. Arrivo. Io farei un piccolo recap anche dei personaggi per chi non ha seguito le live fino adesso. Allora, ricordiamo che su YouTube, qua sotto, trovate tutte le informazioni. Potete recuperare tutte le vecchie live e anche le live di The Witcher, l'altra sessione che si è appena conclusa domenica scorsa. E allora, abbiamo appunto il nostro Eric, che lo interpreto io, un sanguinolento guerriero dagli occhi rossi, demoniaci, senza pupille, completamente opalescenti, che si illuminano un po' al buio, che non desidera altro che combattere. Stranamente qualsiasi ferita che gli si reca si rimargina quasi magicamente. Dopodiché abbiamo Malogarst, un vecchio che appunto ha accolto Eric. Vecchio bastardo, volevi dire. Un vecchio bastardo che appunto ha accolto Eric fin dalla sua infanzia, l'ha allevato e cresciuto come un guerriero, ed è interpretato da qua sotto il nostro Manuel. Dopo, il nostro beccaccio, uno strano papero, di una genie strana a queste terre, interpretato da appunto Giacomo. E non si sa molto di lui, è una figura enigmatica. Colombo, invece, è il capo della nostra spedizione, quello che guida me e Malogarst principalmente, e adesso anche Beccaccio, e che aveva un contatto a Forte Cardo, e che è interpretato da Lozane, che deve ancora arrivare, arriverà a breve, diciamo. Piccolo dettaglio, questa compagnia militare di cui facciamo parte si chiama Gli Allegri Commedianti. Questo dà un'indicazione a chiunque ci stia seguendo sul flavor del gruppo. Per dire. Ecco. E, bravi, esatto, tutto bello. È tutto vero. E tra l'altro, vabbè, adesso arriveremo anche al famoso contatto di Colombo, perché alla fine della scorsa sessione, in effetti, abbiamo interrotto proprio con lui. Comunque, tornando al punto in cui ci siamo fermati, siete entrati quindi nella città. Questa città che avete capito, innanzitutto già il fatto di essere circondata da una palizzata la dice abbastanza lunga, nel senso che già intuitivamente potete capire che non ha possibilità di espansione. Quindi la città è così, e così probabilmente rimarrà. Quindi, entrando, vedete che è particolarmente nuova, nel senso che non vedete edifici apparentemente vecchi, è pulita, molto tenuta bene, e fondamentalmente poi passeggiando siete arrivati fino a quella che è subito avete visto quella che è la guardia cittadina, quindi subito da oltrepassate quello che è il cancello meridionale della città, subito sulla sinistra avete visto un grosso complesso con delle mura di pietra che avete capito essere la guardia cittadina, perché c'era anche un discreto via vai appunto di pattuglie che avete visto parecchio, quindi capite che è un posto dove insomma apparentemente il controllo c'è. Avete seguito il flusso della gente verso quella che era la via più grande, che sicuramente vi avrebbe condotto in un punto nevralgico della città, e così in effetti è stato, perché poco dopo tra la gente avete visto ovviamente
esercizi commerciali di ogni tipo, case private, eccetera, siete arrivati in quella che è appunto la piazza principale, che è la piazza antica. E di caratteristico avete visto che c'è un pozzo al centro, un pozzo piuttosto datato, e magari ne avete anche sentito parlare perché è particolarmente famoso, perché risale ancora ai tempi del regno precedente. Infatti, andando vicino, vedete che ha delle incisioni particolari, ferro battuto, ed è un punto che molta gente anche solo si passa a vedere. Questa piazza, vedete bancarelle e di ogni tipo, gente che vende artefatti, proprio un mercato. Gente che si ferma anche solo a bere qualcosa davanti alle sale da tè. Ci sono delle sorte di sale da tè. Mazza, addirittura. È un punto dove evidentemente la gente si ritrova spesso. Ok. Non è... abbiamo visto per caso, mentre passavamo, una piazza di artigiani, di magari di armaioli, un mercato allora, di questo tipo? Allora, considera che qua in questa città c'è di tutto, metti che può darsi anche di sì, e tra l'altro potrebbe benissimo essercene qualcuno, anzi aspetta che guardo, perché secondo me proprio in questa piazza vedi che ci sono i vari numeri, adesso ti dico anche con la leggenda che cosa sono, posso almeno descrivere brevemente, forse c'è anche un armaiolo tra questi, e comunque se non c'è lo puoi trovare facilmente. Ok, perché allora una volta che ne individuo uno, faccio accenno a Marogarst, il mio vecchio, di andarci assieme, perché... appunto c'è la questione in sospeso di comprarmi un'armatura un po' più pesante. Allora aspetta, 26. Comunque mentre lo cerchi ti informo che io farò questo senza il bisogno di dover entrare nel dettaglio. Avvicinandomi al venditore mi atteggerò al padre di Eric, e fingendo proprio di chiedergli proprio quale gli piace e valutare se non sono troppo costose, tirarmela un po', infine comprargliela, così che lo sai. Ok, allora in realtà diciamo nessuno di questi numeri è una di fatto una armeria, ma quindi significa che a livello questo proprio di manuale non esiste, cioè nessuno di questi numeri è un esercizio, diciamo, famoso della città. Okay. Però generalmente, senz'altro, anche qui in piazza puoi trovare un piccolo... Sì, non mi interessa trovarne uno famoso. Puoi trovare. Entro nel primo che mi sembra appunto quello che può vendere o costruirmi un'armatura in tot di tempo. Tu cerchi un'armatura pesante, giusto? Sì, sì. Beh, allora, finché aspettiamo lo Zane, volendo possiamo anche discutere di questa cosa. Ok, allora, a Forte Cardo puoi trovare più o meno tutto. Mentre a Camposcuro, magari, anche lì, di fatto, puoi trovare di tutto. Ma la qualità può essere più o meno buona, puoi trovare probabilmente prezzi più o meno, diciamo, altalenanti. Ecco, allora io ti dico che qui entrate, volete ruolarmela oppure... Ma anche sì, io, okay. Il mio personaggio Eric appunto entra e appoggia la sua spada sul bancone e guarda l'artigiano che probabilmente è lì dietro.
ricordiamo la spada, uno Svajander, gigantesco tipo Famberga, quindi quella cosa più inopportuna del mondo, giusto da dire. Ottimo. Vedete che questo è un piccolo negozietto. Le armature che vende sono, diciamo, discrete. Ok? C'è un... Eccola lì. Finché descrivi, faccio vedere qualche immagine direttamente dal manuale delle artwork di Forte Cardo, dove si intravede il faro che illumina la via agli esploratori. Che figo. Il faro è simbolo di speranza di tutti gli esploratori. Allora tossisco forte, faccio... avete un cliente. È vostro... È vostro dovere accoglierlo. Vedi che un ometto piuttosto piccolo con una specie di grembiulino e un monocolino si tira su da un banchetto tarlato, sbatte anche la testa. Benvenuti. Che cosa posso fare? E con dei passettini ti si avvicina e ti guarda. Che cosa vuoi, ragazzo? Voglio un'armatura pesante che mi possa coprire il più possibile. Non mi interessa essere agile. Sì, ma non deve neanche costare troppo, Vogliamo due cose. È un po' difficili da mettere insieme, signori. Dice. E poi si gira e comincia a armeggiare. Va sul retro, apre una porticina. E da dietro cominciate a sentire. Ho proprio quello che fa per voi. Ciao Zane. E dopo un po' vi dice di farvi avanti, voi potete raggiungerlo sul ciao, retro. Ciao. E ciao. Vedete che una specie di manichino a misura d'uomo c'è un'armatura, direi, discreta. Un po' non nuova, lo vedi che non è nuova, ma ti sembra di discreta fattura. Quanto vuoi per quel rottame? Rottame, ragazzo, facci piano con le parole. Questo è un ottimo articolo. E vedi che col martello gli dà una martellatina. Bang! E di lo senti che bel rumore che fa? Guardo Eric e gli dico, come se non fosse lì il tizio, lo metto. Non lo so, Eric, questa armatura è usata, probabilmente è morto chi la indossava, non so se è un grande affare questo. Sì, era morto, ma di fame. Non certo per colpa di una freccia o di un colpo di spada. Beh, è morto di fame perché con quell'armatura non poteva combattere. Questo non lo sappiamo. Comunque, la volete o no? Sono 17 talleri. Cosa? Ma questa cosa è imperdibile. Per 10 talleri trovavo di meglio, onestamente. Ah, sì, è l'ultima che ho. Per 10 talleri, vai pure da qualcun altro, ragazzo. E allora forse dovrò andare da qualcun altro. Quindici! Facciamo... Quanti... abbasso la voce. Quanti me ne puoi imprestare, vecchio? Lascia fare a me. Signore, lei si chiama Fritz? Fritz. No, mettiamoci un altro nome un po' meglio. Va. Ma Fritz è bellissimo. Ci sta Fritz. Allora,
Lo rendiamo un po' più ambriano, voi andate avanti. Signor aspetta che devo riprendere Maloga. Signor Fritz, facciamo così, 10 talleri e una vista incomparabile di un animale introvato nella storia. No, non mi interessa. 12. 12. Ma se lo facciamo entrare qui, poi magari blocco, aumentano in... Blocco Marogast. Li faccio. Vai. 12, ma la voglio completamente nera. E sia. Io ne ho solo 10. Io ne ho 5. Io ti guardo e faccio... Ne ho 5, ne metto 4 io. Ah, meno male. Vabbè, non ci ho guadagnato niente. Però... 12 talleri sono pur sempre 12 talleri. Torna tra qualche giorno e avrai la tua armatura completamente nera. Ti lascerò la mia attuale, tra l'altro. È un po' ammaccata, ma... Almeno metà voglio subito. Gli do 4 talleri io e poi guardo Malogast. Gliene lascio 2, però quando li appoggio sulla locanda con una schicchera una gliela allontano. Eccoli qui. Li prende, però vedi che alla fine fa una mezza smorfia, ma alla fine è... lo vedete che è soddisfatto. Fritz, se farai bene il tuo lavoro, ti renderò famoso. Me lo auguro, ragazzo. E poi si rimette al lavoro col suo robino. Chiama un garzone che non avevate visto e gli dà degli ordini per... Fottuti i garzoni. Esatto. Per andare a prendere il materiale che serve per imbrunire l'armatura. E allora esco e raggiungo Colombo assieme a Malogast e immagino che vedremo la scena, quella che avevi descritto l'ultima volta. Esatto. E la scena rappresentava appunto questo contatto, questo amico di Colombo che veniva fondamentalmente cacciato in malo modo da un negozio, mentre il proprietario, un tale Taglio, non era voluta. Piccato il master, presto. Ciao ragazzi, vado via. F in chat. Ecco. F in chat per il master, subito. Fondamentalmente lo cacciava via e gli diceva e lo rimproverava perché, in poche parole, questo che si chiama... Subito, no? Il nome non me lo ricordo mai perché come abbiamo già perso un player. Boh, adesso vado via io. Ciao Andre. Perché vi equalizzo un attimo, avete volumi altissimi. Ringraziamo sempre Emiliano che ci gestisce, che fa la regia di volumi video comparto tecnico. Grazie Emiliano, grazie. Nulla ragazzi. Prova 1, 2, prova, check. Test, testicoli. Non mi ricordo mai come si chiamava di nome, si chiama Marcantonio. Si chiama Marcantonio Pugnos ed è questo contatto di Colombo che evidentemente gli aveva promesso di portargli degli oggetti d'arte da vendere, ma evidentemente la spedizione che aveva organizzato questo Marcantonio non è rientrata e Taglio adesso se la sta prendendo con lui. E in sostanza gli sta proprio dicendo di rivolere indietro tutti i soldi che gli aveva anticipato e anche che gli avrebbe richiesto al più presto tutte le sue spese arretrate. Dopodiché gli aveva detto, e ora mamma.
e poi era tornato dentro della sella. Il mio banco è ancora vuoto per colpa tua. Dopodiché lui si gira verso di te, Colombo, perché tu gli eri andato incontro, e con un sguardo di gioia incontenibile ti viene incontro e ti dice: Colombo, capitano! Io, braccia proprio aperte, sorriso a mille milioni di denti. Marcantonio, amico mio, eccomi qua come promesso. Fate abbracciare. Vedi che ti abbraccia. Lurido bastardo. Sì, esatto. Ti abbraccia proprio con trasporto, lo vedi che è felice. Ma ti aspettavo, ti ho spedito quella lettera molto tempo fa. Non ci speravo più. E dopo dice di seguirlo. Volevi dire qualcosa, scusa? È stato un viaggio parecchio movimentato, ma adesso sono qua, dimmi tutto. Adesso... io e i miei compagni, e vedi che vi giro verso di voi e faccio segno di avvicinarvi. Siamo ansiosi di cominciare a lavorare e a crearci il nostro nome. Perfetto. Allora, io adesso semplicemente faccio un po' un salto in avanti e vi porto direttamente, anzi non vi porto da nessuna parte, ma in sostanza voi seguite. Sì, nel frattempo io li presento, cioè li dico avvicinatevi, certo. E presento tutti quanti, anche il papero, vi dico lui è un papero. Sì. Il rasoio del papero. Il papero ti guarda esattamente così come ti sta guardando adesso. Ecco. E semplicemente lui vi conduce verso nord, vedete, vi pingo sulla mappetta la strada che fate e arrivate più o meno in questa zona, vedete, facendo diciamo le vie principali e poi tagliando. Vi rendete chiaramente conto che mano a mano che si raggiunge il versante nord della città, le case diventano sempre più strette, sempre più piccole e anguste. C'è una qualità di costruzione veramente degradante verso nord, ok? Addirittura cominciano a diventare quasi solo di legno alcune case. Ed è proprio in una di queste, una piccola casa alta su più piani, che si infila Marcantonio, vi fa salire una scaletta scricchiolante che arriva più o meno fino a una soffitta, dove vi fa accomodare, per modo di dire, perché è una specie di mansardina in cui praticamente ci state a malapena voi, piuttosto spoglia. Piglia una seggiolina, si siede. L'ambiente è abbastanza buio e ti dice: caro Colombo, amico mio, sei veramente un segno del destino, sai. Però devo confessarti che forse quello che ti ho scritto nella lettera non è proprio del tutto vero. Ma secondo te io ci ho creduto fino in fondo a tutte le tue parole? Ti conosco fin troppo bene. Allora non ti sei smentito. In realtà gli affari qua vanno piuttosto male. Però giungi proprio a fagiolo, al momento giusto. Siamo nella sfortuna, siamo fortunati, perché devi sapere che il sindaco in questi giorni è molto preoccupato per via di una serie di eventi veramente truculenti che stanno
che si stanno proprio riversando sulla città. Pare che a Forte Cardo si aggiri un vero e proprio killer spietato che non fa altro che uccidere in maniera veramente efferata le persone e scuoiarle lì dove le ha uccise senza neanche nascondere il cadavere. E sono tutti molto preoccupati. Se riuscissimo a trovare il colpevole, sono sicuro che l'Asifor ci darebbe senz'altro una grossa ricompensa. È un e poi vedi che quando cominci a tentennare ti guarda con sguardo implorante e ti dice: solo tu ce la puoi fare, Colombo! Lo dico anch'io. Solo tu, Colombo, ce la puoi fare. E gli do un colpetto col gomito. Sai, mi aspettavo delle missioni un po' più in linea con... E guardo tutti quanti voi. Io sono incazzato. Col nostro gruppo. Però i soldi alla fine sono soldi, vero Maragast? Cosa? Non ero attento. vedi che proprio era totalmente sull'altro. Anzi, stavo guardando Eric che si arrabbiava e stavo sorridendo sotto i baffi. Ho detto che i soldi sono soldi, non mi interessa da che parte arrivino e per cosa arrivino. Che storia è questa? Ma scusate, abbiamo rischiato la vita per arrivare fino a qui e ora non abbiamo nulla da affrontare nel Davokar. Eserciti da sterminare o qualcosa del genere. Non sono pagato per investigare. Chi diavolo credete che io sia? Ma ragazzo, ascolta qui. L'Asifor è il capo di Forte Cardo. Sì, se tu accontenti lui ti può dire tutto. Lo sai perché è diventato famoso? Perché lui, con una pianta trovata nel Davokar, ha salvato la madre della regina, il quale l'ha premiato niente poco di meno che con il titolo di principe e una grossa ricompensa con cui ha fondato questa città. Ci può dare tutti i contatti che vogliamo, tutte le spedizioni nella foresta che vogliamo, non capisci? Non mi interessa se ha trovato la cura ai reumatismi della madre della regina. Onestamente sono venuto qui per sterminare qualcosa o qualcuno a pagamento. Per il resto non so cosa farmene. Do una schicchera in fronte ad Eric. Così. Ah! Vecchio maledetto! Sei sciocco! Ci sta dicendo che potremmo andare nel bosco più di tutti gli altri. Esatto. Lui solo è quello che dà le missioni più remunerate, più pericolose, visto che tu hai sangue, e sicuramente più spesso di tutti gli altri. Accontentiamo lui e saremo i primi della lista quando chiederà un aiuto. Ciao! E allora mi rivolgo verso di te, Colombo, facendo un mezzo inchino. Cioè, da dove partiamo, capo? Mi immagino la scena di questo inchino sgraziato di Eric in armatura. Sì, sì, che fa proprio tlan, 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 tlan. Ma questo non sono io a dirlo. E mi giro verso Marcantonio. Dettagli? Prego. Allora, non saprei dove investigare per primo. Vedi che dici solo dove sono stati gli ultimi uccisioni, partiremo da lì. Vedi che lui ci pensa uccisi un po' e ti dice: onestamente, se devo pensare a qualcosa o qualcuno,
Per l'efferatezza, appunto, di questi crimini, mi verrebbe da pensare agli elfi. Ma sono solo supposizioni, sapete? Gli elfi ci odiano, naturalmente. E se devo dire, espormi un po', penso che fareste bene a interrogare Mastro Vernum, un vecchio studioso dell'orto magica. Si dice che fosse abbastanza vicino agli elfi, si vocifera, perché non è mica una cosa bella. Ma e chi, quelli coloro che sono stati uccisi, chi erano? Persone normalissime. Potrebbe succedere a me, potrebbe succedere a te, in qualunque momento. E in che zona? Già. Più i primi casi sono stati visti vicino alla Piazza del Rospo. La Piazza del Rospo, sulla mappa, è qua. Visto? Sì. E gli ultimi? Non mi ricordo, Colombo, non lo so. Io allargo le braccia, come dire. Non lo so, mica io. Come un po' il Jack quando abbiamo ucciso la strega. Meme subito, voglio la mia gif. Stavo proprio per dire questa esclamazione. Avrai la tua emote quando... Oh, che bello. Che emote di Giacomo così. Papero? Io sto... Noti che sto guardando insistentemente le scarpe di Marcantonio. Ehi, beccaccio. Ah, sì. Beccaccio. E mentre continuo a guardare le scarpe, a un certo punto, alcune delle mie penne vedi che si sollevano leggermente, come se avessi... Forse un po' gonfiando. E poi ti chiedo, guardando le scarpe di quest'uomo, dimmi una cosa. Dimmi. E com'è che tu sai il mio nome? E mi giro a guardare Malugast. Poi. L'ha detto Eric. E poi mi giro a guardare Eric. Me l'hai detto tu? No. Sì. No. Beh, non lo saprebbe altrimenti. Non puoi rispondere a questa. Io ti dico che non te l'ho detto. E torno a guardare le scarpe di Marcantonio. Beh, quindi hai esperienza in queste cose, piccolo palmipede? Ma ti pagano a te per fare domande o fai anche dell'altro? Guarda Colombo, non troveremo mai l'assassino, a meno che non ci mettiamo a uccidere noi tutti gli abitanti di questa città. Buoni bambini, buoni. Tanto partiamo da un punto, poi vediamo quello che riusciamo a scoprire. Se Marcantonio ci dà i più dettagli e una mappa magari della città. Colombo, non sono mica una guida turistica. Mi avvicino a Marcantonio e gli metto un braccio intorno alla spalla e rido in modo creepy con questo alito disgustoso. In realtà te lo dice non per provocarti, te lo dice proprio perché non riesce, cioè, a darti maggiori aiuti. Ma io lo faccio lo stesso. Ah, sì, ok. Ma la descrizione di Marcantonio l'hai fatta? No, lo descrivi tu, visto che te lo sei inventato tu. Allora, è un ragazzo, alla fine, cioè,
quasi uomo, diciamo, avrà, sarà di qualche anno più giovane di me, quindi io sono sulla 35-36 anni, lui avrà sulla trentina più o meno. E, capelli lunghi, abbastanza curati, anche se vedete che la pulizia ultimamente dà un po' a desiderare, quindi un po' i capelli un po' unti, però comunque pettinati, tirati all'indietro, lunghi, neri, con la riga proprio tirati lunghi fino qua, fino quasi sulle spalle. Fisico lo vedi comunque da abbastanza possente, cioè due belle spalle, è uno che lo vedete anche dalla postura che ha, ha fatto la guerra, ha fatto il militare, quindi comunque il fisico ce l'ha da soldato. Occhi sempre, proprio un moraccione, occhi neri, capelli neri, carnagione su un po' olivastra, occhi molto furbi, che non sai mai se dargli totalmente fiducia oppure no. Ti fai sempre dei dubbi, sempre delle domande quando lo guardi. Molto scaltro, lo vedete anche i modi di fare, molto veloce, molto frettoloso, una buona agilità anche di mano. Adesso non so come è sufficiente così, direi. Okay. Bene, ecco, questo è Marcantonio. Ecco. Lo scopo dell'approccio mio era questo. Gli chiedo, è anche possibile vedere queste vittime? Ti dice, un po' in imbarazzo per la tua invasione della sua della sua sfera d'aria, tipo, in sostanza, ti dice, probabilmente i cadaveri sono stati portati alla guardia cittadina. Guardando il papero dico i cadaveri. Se è lì che vanno tutti i cadaveri, forse potremmo andare a farci il giro. Ma dici un po', chi è questo mastro coso amico degli elfi di cui hai parlato? Non urlare queste cose. Io urlo quanto mi pare. Sì, lo può fare. Penso si riferisse agli elfi. Si vocifera che sia vicino agli elfi. Ma, ripeto, non è una cosa bella da dire. Ho capito, ma vicino agli elfi è una via, è una strada, o di cosa si tratta? Se dobbiamo andare a prenderlo, dacci un posto. Ah, allora... Vedi che si batte la mano sulla fronte e dice, ah, Mastro Vern. Faccio proprio così io. è veramente un uomo molto saggio, conosce molte cose, è un mago dotato. Mi giro a guardare Colombo e gli faccio. Continua a parlare questo tizio. Ascolta. Marcantonio, dici dov'è e dove possiamo trovarlo? Lui gestisce una scuola. Vero? Sì, una scuola, ti dico. Si chiama l'Accademia ed è a nord del Parco degli Antichi. Ed è questo qua. Il Parco degli Antichi è questo qua. 44. L'uomo con sei gambe. Gatti in fila per sempre. 44, doppia morte. Com'è che si chiamava? Il Parco degli Antichi. No, il tipo. Si chiama... Ah, Mastro Verno, Vernam. Maestro, più che mastro. Un maestro. Allora cosa facciamo? Andiamo? Sì, direi che... Anche la guardia cittadina, vorrei vedere un attimo i cadaveri, come li ha uccisi, per capire un attimo che tecniche usa questo assassino. Sì. Potremmo dividerci. Qui tra noi. Io mi giro verso tutti quanti voi, potremmo dividerci, ma non so chi di voi, chi lasciare a parlamentare col maestro di voi tre.
Ci vado io. Ecco, perfetto. Se vogliamo scatenare una... Banda lui il papero. Guardate che potete anche rimanere uniti e fare prima uno, poi l'altro. Sì, sì, no, lo so. Allora, non per ruolato. Anche più... Sì, ma è per ruolato che dico questo. Ci vado io e il papero. Aveva ragione Malagast. No, Malagast. Malagast, no. Le tue idee. Pensa che ridere. Ma ascolta. Penso che nel giro di pochi minuti potremmo trovare anche questo maestro scuoiato. Alzo l'ala del papero e indico l'apertura alare. Sicuramente. Sicuramente sarà interessato a una bestia del genere. Mi faccio un saltello a pie pari e allontanandomi da Eric. Plaf, faccio un casino della Madonna con i piedoni palmati che sbattono e sotto senti proprio il rumore di tutte le cose che devo avere addosso sotto il mantello. Non toccarmi senza chiedere. Andiamo tutti. Vengo anch'io con voi. Sicuramente non mi perdo la scena di quando Eric propone il papero al maestro. Meglio che tu venga con noi, Colombo. Potresti rischiare di essere la prossima delle vittime con quel bel faccino. E dopodiché gli tiro un pizzicotto alla coscia. È vero, ha proprio un bel faccino. No, ma... Sì, per questo lui è la faccia del gruppo. Ah, grazie! Buon punto esperienza a tutti per questa palla rimbalzata. Dai, muoviamoci. Sì, però prima passiamo a vedere questi corpi. Sarà meglio. Che ore sono, Master? Allora, direi che se a Camposcuro era metà mattina, siete entrati a Forte Cardo verso mezzogiorno. Quindi adesso è subito dopo, sarà tipo l'una, le due. Beh, andiamo prima a vedere... Sto pensando alla strada, no, in realtà prima è più vicino il 42 dove c'è il tizio, vero? No. Ah no, è dove ci sono state le vittime nel 42. Il tizio dov'è? Allora, alt, le vittime, esatto, bravo. Le vittime del 42, il tizio è il 44 e la guardia cittadina è qua a sud. Tombola! No, 14, tombola! Esatto. Ah. Beh, potremmo passare... Andiamo direttamente dal maestro e dopo andremo capo, a vedere. Capo, e mi avvicino a lui. Mi avvicino l'orecchio. È meglio andare a vedere i corpi prima, perché se questi corpi hanno dei segni che non combaciano con quello che dice il maestro, potrebbe essere interessante. Non avrai la faccia brutta come il tuo sedere, però effettivamente i ragionamenti filano. Ma il mio sedere è bellissimo, capo. Infatti è peloso come tanto quanto la tua barba. Andiamo. Io me lo ricordo orrido l'ultima volta che ti sei cacato addosso, vecchiaccio di merda. Beh, io non capisco perché voi tre... Continuate a guardargli il culo e me ne vado. Ehi, chi è il terzo? Allora, ha ragione. Dai, beccaccelo. Andiamo, seguici e basta blaterare come il tuo solito. Prima che tu esca, Colombo, e Marcantonio ti prende per una spalla per un attimo e ti dice: amico, sono veramente, veramente felice che tu sia arrivato. E dopodiché ti gira e ti indica una parete e ti dice: guarda, l'ho conservato per te. Ora io di sicuro non lo posso più usare. E vedi uno scudo che riconosci molto bene.
Puoi prenderlo. Descrivilo e puoi prenderlo. Allora, lo scudo... Beh, intanto io mi giro e rimango sorpreso e vedete che quasi con gli occhi lucidi, quasi commosso. Vedete uno scudo che può somigliare a quello che usavano gli antichi romani all'inizio, durante la prima repubblica, quindi non nella tarda romanità, quindi quello proprio rettangolare, leggermente piegato, lo ricorda molto, con sopra coperto da una pelliccia che può essere pelliccia di un lupo o... ma lo usavano anche con altre cose, lì magari è particolare alla pelliccia di un lupo grigio. E non, ecco, non so se forse Malagar che ha fatto l'esercito conosceva il reparto dove ero io, se l'avevo detto nel passato non mi ricordo più. No, però avendole vissute queste guerre il master mi illuminerà se io l'ho già visto. In realtà lui, tu Colombo, non sei andato al fronte con come Malagarst. Probabilmente semmai lui può aver sentito parlare di te, però può darsi anche che abbiate fatto servizio in tempi diversi, quindi non è detto. Allora non lo sapete, ma avevi appunto lo scudo, quello lì che ho visto, ecco, bravo, che ho visto che è Emi che l'ha messo. Sì, l'ho messo in live. Uno scudo simile a quello, e appunto coperto da una pelliccia di lupo. Non pensavo di rivedere ancora uno di questi. Mi riporta alla mente tante belle cose e anche tanti dispiaceri. Ti ringrazio, Marcantonio. Vedi, non so proprio come sdebitarmi. Questa volta sono io in debito con te. Vedi che lui, anche lui un po' commosso, annuisce un po' e ti dice... Primi a combattere. Ultimi. E ultimi a cadere. E poi... vedi che proprio lo stringo, proprio come facevano, proprio l'abbraccio fraterno. E poi ti spinge fuori, come dire. Però come della serie, ora vai. Mm-hmm. Prendo lo scudo, lascio lì il mio. Lì faccio scambio, lì lascio il mio scudo. Questo magari può essere utile. E lo prendo lo scudo pure. Bene, dopo un po' invece vi ritrovate di nuovo in strada. Quindi, dove andate? Andiamo verso la guardia cittadina. Sì, direi che Colombo guida il party per adesso. Sì, io chiedo indicazioni, mi fermo magari sotto poi passanti, o se c'è son qualche bancarella, qualcuno, insomma, chiedo le indicazioni per la guardia cittadina, perché ovviamente non so nulla. Io avrei un unico accorgimento durante tutti i viaggi in città da adesso in poi, che è praticamente come quando porti a spasso un cane che sai che tira verso i gatti o verso gli altri cani, controllare che Eric e Boccaccio non attirino troppa attenzione indesiderata o non causino troppa attenzione desiderata. Tipo, quindi quando inizio a vedere che Eric punta qualcuno, tipo mi metto in mezzo o gli parlo, giusto perché se succedesse qualcosa. Sì, idem anch'io, nel senso sto molto attento anche a... No, ma Eric, al contrario di quello che vi aspettate, è ligio al suo dovere, quindi segue Colombo. E tra l'altro vi rendete anche conto che stranamente nessuno pare prestare troppa attenzione al papero. Oh, oh, oh. Quasi come se passasse inosservato. Ma non solo quello, ogni tanto che Malugars stai facendo questa cosa per tenerci d'occhio, quando ti giri per guardarmi devi sempre un attimo guardare un paio di volte per vedermi effettivamente e poi mi trovi. Sai, come tipo un bambino troppo basso che a un certo punto ti hai perso di vista, no? Sempre quella cosa lì. Chiaro. Io ovviamente quando esco dico, ragazzi, occhi aperti, attenti ai borselli e andiamo tutti insieme e cerchiamo di guardarci le spalle a vicenda.
Ottimo. Io mi metto... Scusa Master, mi metto, no, la... mi metto addirittura l'elmo con la celata. Cioè, mi abbasso se ho un elmo del genere per non dar troppo a vista ai miei occhi che potrebbero essere sospetti. Giusto, perfetto, meglio ancora, esatto. Ok, mentre camminate, ad un certo punto, proprio lì tra le stradine, arrivate... ditemi voi se preferite fare, che strada preferite fare, se più o meno il tragitto di prima o l'altro o questo. Ma io ti, come ti dico, io chiedendo indicazioni mi faccio un attimo guidare delle indicazioni che trovo, quindi in realtà non so neanche più la strada. Metti finché che... passo magari mi segno se vedo qualche armaiolo, qualcuno dove fanno, che so, tingono i vestiti, dove c'è quello che è il mercante di erbe, insomma cerco un attimo di cominciare già a memorizzare qualche posto che può essermi utile, taverne, certo, o che ne so io, ecco. Comunque è abbastanza facile orientarsi in questa città, vedete che è evidentemente stata costruita in modo molto geometrico e quindi è, non, diciamo che trovate facilmente la strada. Più o meno quando arrivate a questa altezza qui, cioè quindi a questa piccola piazzetta che c'è qui, un crocino, succede, cominciate a sentire un po' degli schiamazzi. Una donna, a parte che non c'è la musica che ora metterò. No, no, la sento. Ah, c'è, ok, io no, invece non sento. Io non la sento. C'è la musica degli uccellini e il... Ah. Sì, che è stra inquietante, ragazzi, quella musica lì, mi mette un'ansia pazzesca. La sentite? Yes. No, okay. Però vabbè. Arrivo, FK a un solo minuto. Ok. Ma come faccio per la musica che non la sento mai? È strano comunque, vero? Devi riaggiornare la pagina probabilmente. Guarda anche i volumi sotto la rotellina. Intanto esatto, premi F5. Beh, comunque ne approfitto per questa pausa veloce per ricordare a tutti quelli che ci osservano che vabbè, abbiamo i vari social linkati qua sotto e abbiamo anche un pool al momento, se guardate da PC lo trovate sotto informazioni, se lo guardate invece dall'app del telefono c'è sulla chat in alto a destra un tastino dove potrete votare la prossima One Session. Non quella di questa domenica, barra la prossima, perché è stata già decisa, ma magari quella successiva. Yeah. Che comunque, diciamo, anche vedendo il sondaggio più o meno siamo lì, eh. Non siamo proprio distanti. Aspettiamo un attimo o procedo intanto? Ma procedi, direi, andiamo avanti. Allora, praticamente, mentre siete lì che camminate, diciamo, con aria guardinga, ma non troppo, perché, insomma, le strade vi sembrano per il momento anche sicure, cominciate a sentire un certo schiamazzo. Dopodiché, proprio a te, Eric, viene, si scontra con te, proprio ti arriva alle spalle e poi si getta ai tuoi piedi una ragazza veramente... dall'aria disperata e che ti prende per una gamba, proprio ti dice: per favore non lasciare che i cacciatori di streghe mi prendano, e non ho fatto niente. E infatti dietro vedi un gruppo di 6 persone, anzi scusate, 5 persone vestite proprio con un mantello nero, che urlano verso di lei e dicono: fermatela, è lei l'abominio, lo scorticatore, fermate l'eretica. E vedete che dopo un po' vi raggiungono, hanno le armi in pugno. Sì, sì, e... io pure tengo la mano sulla spada, non l'ho sguainata, ma tengo la mano sulla spada.
Tra l'altro, quando arrivano tutti, comincia anche a crearsi un po' un crocchio di persone, un po' di gente, si ferma a guardare cosa succede e senti anche un vociare un po' sorpreso della serie. Ma come? È lei, lo scorticatore, è lei? Fa, sì, ha proprio l'aria di un'eretica, ma mi sembra così insignificante. Tutto a vociare così, gente che scuote la testa, e nell'intanto gli altri, con l'aria arcigna, consegnatela, oppure anche voi sarete considerati degli eretici. Io spingo con una mano, spingo con una mano Colombo in avanti. Io lo aiuto a spingerlo nel caso non andasse abbastanza velocemente in avanti. Ma la tipa è andata verso Eric, non mi ricordo. Sì, sì, è ai miei piedi. È lì che piange e dice, non ho fatto niente, non ho fatto niente, è stato quel maledetto del mio vicino, vuole prendere il mio pollaio e mi ha denunciata. Io non ho fatto niente. Mi metto tra lei e i tizi che la vogliono prendere. Sono delle guardie, chi sono questi qui? Sono proprio delle, sembrano delle, dei cacciatori di streghe, proprio, come hanno tutto un... Sono mantelli neri, come era l'estra che abbiamo incontrato? Sì. Bene, proprio quelli da cui dovevamo stare lontani. In realtà ti dice, senti una frase in particolare, e ti dice, in nome del mantello nero Baumelo, consegnateci l'eretica. Quindi questi sembrano più che altro essere degli scagnozzi. Che prove avete contro di lei? Snip. Aspetta. Solo Moncane. Esatto. La tenuta di un cacciatore di streghe, ecco. Gran esatto. Figa. Ti dice, non ti riguarda. Da, consegnatecela e basta. Colombo, non è che forse da queste parti hanno quella strana usanza in cui bisogna avere delle prove per accusare qualcuno? La parola di Baumelo è più che sufficiente. Mi sembra... Al di là che mi sembra eccessivo, quanti sono loro? 3, 4, sono 5. Sono 2. 1, 2, 3, 4, 5 brutte facce che vogliono contro una poveretta. Già questo mi sembra un po' scorretto da parte vostra. E poi, cioè, guardatela, c'è lei così mingherlina che scuoia X persone. Dai, su, anche Baumelo si farebbe una risata. Sono davanti alle vostre farmetizie. Dice, ne ho avuto abbastanza! Prendeteli! Sguaino la spada. Ottimo. Allora... Sono passati neanche a mezza giornata. Ok, signori. Allora, cancelliamo tutto. Mi tirate fuori i vostri token che li mettiamo nel turn order. Aiuto, ah! Un papero gigantesco. È enorme. Godzilla. È un kaiju di Pacific Rim, tipo. Sono Paperzilla. Ok, possiamo cancellarli. No! Ma me li ha tolti anche dal turn order se tolgo i cosi. Eh sì. Dai, rimetteteli allora, please, scusate. Certo. Il mio c'è. Ma porca miseria, guarda te. Prendo possesso della piazza. Esatto. Allora aspetta che ma proprio che cammina quasi senza muoversi, tipo enorme, ineluttabile in avanti, no?
Look at my big quack. Colombo, rimettiti, please. Sono due Malogarst, comunque. È come giusto che sia. Perché è la personalità intercambiabile. Perché no? Adesso non vedo. Mettiti bianco. Ok, ditemi di nuovo quanto avete in rapidità, che vi metto. Già messo io, tranquillo. Se non sbaglio 10 in controllo. Meno di dopo Eric, comunque. Ok, dovresti avere 10 in effetti. Beccaccio primo. E Colombo ha 11, giusto? Yes. È apparso un Colombo ai confini della città. Sì, l'ho messo io. Ok, allora. Loro li mettiamo dopo Malogast. Perché hanno anche loro 10. Allora, cominciate voi. Vedete che questi vi hanno più o meno circondati, nel senso che si sono messi a semicerchio attorno a voi. Hanno l'aria piuttosto aggressiva. Chi tocca? Sono io primo? O è Beccaccio? Beccaccio, credo. Sono armati solo con un'ascia e uno scudo. Io, come ho scritto in chat, approfitto del baccano per rubare una mela dal banco della frutta. Ok. Quindi proprio io sono lì da parte, cioè non c'entro niente in questa colluttazione, faccio gli affari miei. Vedi che mentre cerchi di fare questa cosa nessuno praticamente ti nota. Vedi, anche il tipo che vendeva la frutta è lì che guarda la scena e non si accorge assolutamente di niente. Quindi non fai altro? Ah, poi mi sposto un po' in avanti. Diciamo che faccio un po' il giro rispetto a loro, vado avanti, mi defilo, ecco. Ok, ti sposti, loro ti ignorano. Passo oltre la linea di questi mantelli neri. Ok, tu hai anche, adesso non mi ricordo bene, hai anche un'abilità eventualmente? O io ho anche il tratto minuto, sì. Per cui non rappresento un pericolo. Perfetto, ma devi tirare? No. Sì. Sì, devo tirare. Fai un test di tena... furtività. No, il nemico fa. E tu fai furtività. Esatto, contro tenacia. Fai furtività meno uno. Ricordiamo a chi non conosce il regolamento, si basa tutto su dei tiri di soglia, ovvero tu hai una soglia sempre fissa e tramite dei bonus o dei bonus che ti dà il master, tiri e devi fare sotto la tua soglia. Ha un fallimento critico. Esatto, perché aveva la soglia di 9. E purtroppo col dado da 20 ha fatto 20 e quindi è un fallimento oltre la soglia critico per giunta. E allora, fa quindi il contrario, l'1 è figo e il 20 fa schifo, esatto. Il contrario del solito, insomma. Allora, cosa succede però? Che tu praticamente appunto fai questa cosa, fai per superare la loro linea e in effetti riesci. Però a un certo punto, quasi quando sei in realtà già passato, vedi che uno di loro a quasi all'ultimo momento ti nota, fa: ehi, e tu dove diavolo vai? E ti cerca di attaccare. Fai un test di difesa, praticamente. Nel senso che è una reaction, cioè cos'è il... Sì, praticamente col fallimento critico lui ti ha visto e ti sei beccato un attacco. Ah, ok. Fai un test di difesa con... meno 3. Ottimo. Allora lui però cerca di colpirti, ma effettivamente tu riesci a scansarlo di lato. Però ti dico che mi permetto di dirti che mi no, dai, vai, scusami, vai. No, per me puoi descrivere, non c'è problema, vai, basta che non ti allontani troppo, nel senso che rimani lì in mischia.
Sì, allora l'unica cosa che succede è questa, che io sto camminando, no? Sento questo che si gira che mi dice «Ehi, tu dove credi di andare?» Mi molla il colpo, quindi faccio un passetto, mi arriva il fendente di ascia che cala dall'alto verso il basso e quindi io voglio utilizzare un'altra mia abilità che è gratuita, quindi posso usarla anche adesso, penso. Sì. Ok, e allora uso provocatorio su di lui. E devo fare un test di tenacia contro astuzia. Quindi io tenacia, lui astuzia. Ok, quindi tu fai tenacia più 3. Devo aggiungere il più quando lo scrivo oppure no? Non ricordo più, ragazzi. Cioè che no, ma credo non cambi niente, comunque tu ci devi scrivere. No, il più non va messo, va messo solo il meno, se non mi sbaglio. Ok. Beh. Comunque, vediamo allora, se l'ha contato. Sì, l'ha contato. Perfetto, allora, buono. Sì, l'ha contato e il test è un successo. Allora, il tratto provocatorio, cosa succede? Che dopo che lui mi manca e vedo il colpo, mi giro, lo guardo e gli dico «Beh, hai intenzione di aprirgli gli occhi o vuoi stare a dormire tutto il giorno?» È che vedi che lui si incazza come una bestia, proprio vedi che proprio digrignando i denti si gira proprio dritto cioè si gira verso di te completamente, okay. E proprio si concentra proprio per cercare di tirartele meglio dopo. Va bene, va bene, io mangio la mela intanto. Esatto. Ok, benissimo, quindi Colombo. Sfodero la spada, a me è il solito, lo sapete, la mia solito daga che ho, una delle due armi che ho, scudo nell'altra, grido: compagnia, non voglio morti, si colpisce ma non per uccidere. E provo a attaccare quello che ho davanti. Ok, e te lo lascio fare, perché considerate che sfoderare un'arma è un'azione di movimento, quindi poi, visto che non ti sei mosso e loro sono già lì, puoi attaccare. Ma io ho estrazione rapida comunque. Ah, tra l'altro, ottimo. Quindi in realtà potevo anche muovermi. Lo stesso. Beh, vabbè. Vai, quindi tu attacchi più 2. E proprio gli grido in faccia. Vediamo se voi siete così temibili adesso che non avete una donzella davanti. E lo attacco. Vai, attacco liscio, più liscio. No, la tua statistica di attacco, quella che usi, se non è precisione. Sì, non dico, non ho più uno, bonus, malus. Più due. Due. Più due. Ah, più due. Sì. Master, come funziona l'attacco non letale in questo gioco? Grazie, stavo per chiederlo. Allora, non mi ricordo, ma penso sia molto simile a D&D. Nel senso che io li conteggio e poi appena arriva a zero... Ok. Li controllerò meglio per la per essere più preciso. Ma okay. Penso funzioni. Intanto guardo normale, poche parole. Come? Fai un attacco normale, poche parole. Sì. Ok, sì. Buono per la prossima volta. Stavo guardando se... Vabbè, ma un poco male. Vabbè, quindi l'hai mancato. Lui ti schiva proprio e digrigna i denti, anche lui. Tutti molto irritati. Eric. Allora, io tiro una pedata alla tipa sotto di me, faccio «Vattene, cretina!» Dopodiché, sguainando la spada, vado verso la prima guardia che mi trovo a tiro e provo... Allora,
com'è che impugno la spada. Tengo il controllo della lama sulla parte meno affilata e con l'altra provo a tirare una pomellata in faccia al tizio, cercando di fargli molto male. Certo. Massimo trauma cranico, ecco, quello a cui aspetto. Ok, vai, vai. Ovviamente gli occhi si iniettano completamente di sangue e quello che succede è che il mio personaggio cade in ira. Buono. Sempre il tuo attacco più 2. Ok, ho fatto 16. Danni. No, allora, non letali, ti... possibilmente. 16 danni non letali è come prendersi un calcio nei coglioni, però il calcio non è un calcio, è il braccio di una ruspa. Praticamente descrivi l'azione e considera che gli hai sfondato lo scudo. Ok, allora col pomello appunto spacco lo scudo e glielo butto addosso, probabilmente causandogli anche un trauma cranico e mandandolo a terra. Sì, e vedi che lui ha completamente perso i sensi e lì così col naso spaccato, che coperto di sangue proprio, però non l'hai ucciso naturalmente. Sì, chiaro, se lo ricorderà a vita. Poi... mi guardo dietro e vedendo magari la tipa ancora a terra dico: vattene via, cretina! E che vedi che lei ti guarda, fa: sì, grazie, grazie! E si un po' si tira su e mezzo scivolando scappa via e si disperde nella folla. Malogast. Allora, l'idea è avvicinarmi minacciandolo con la spada, quando in realtà gli mollo un mega calcione nel ginocchio entrandogli nella maniera più infame possibile. Ok. Anche tu, più 2. Ai ai. Mancato. Lo schivi. Una domanda. Quel più 2 è... ah, si va all'attributo, ok, perfetto. Anche però cosa succede? Lo manchi. Però vedi che tutti sembrano parecchio preoccupati per quello che è successo al loro amico, che è lì riverso in terra con il naso spaccato, ricoperto di sangue, con un colpo, mentre Eric riguarda tutti con il suo sguardo assetato di sangue. Beccaccio. Ah, continuo a ridere, a masticare a bocca aperta la mela e niente, comincio a correre via. Allora lui ti fa un altro attacco, però col tuo tratto, visto che hai superato prima il test di provocare, hai doppia possibilità, vero, di successo. Esatto, esatto. Quindi ti attacca e tu ti difendi 2 volte, tieni la migliore. E quant'è che era? Meno 3? L'attacco è meno 3, sì. Perfetto, buonissimo. Vedi che lui e l'ultima cosa che sente mentre molla il colpo sono io che appunto gli tiro contro il torsolo della mela e gli dico: sei anche lento, oltre che c'è quel stupido. E corro via in mezzo alla folla. C'è un po' del flopper in questa cosa. Vedi che non sa bene che cosa fare. Perché... allora attenzione, non è che scappo in modo che non mi veda più, cioè faccio un po' di passi indietro, diciamo che arrivo a media distanza, poi lo guardo tipo e gli faccio esatto. Allora lui, sempre più arrabbiato, schiumante, fa comunque dei passi verso di te. Avanza. Cerco di tenere la distanza, diciamo, da lui. Perfetto, va benissimo. Per il momento comunque non tocca ancora a lui, quindi... Colombo.
Io davanti a me c'ho quello che ho provato a colpire prima, giusto? Sì, sì, è ancora lì. Malagast quanto è lontano da me? Siete tutti lì, considera che tu puoi più o meno indifferentemente colpire chi vuoi. E per il momento siete in superiorità numerica perché uno è giù e l'altro sta inseguendo il caccio, quindi no, ce ne sono tre, altri 3 contro 3 che sono lì, che però sono più o meno, li vedete che sono più abbastanza intimoriti. Mi provo a spostare per fiancheggiare, mi metto dietro a quello che sta affrontando Malagast in modo da avere da attaccarlo su entrambi i lati, da una parte io e dall'altra lui. Va bene. Dimmi se devo fare test. Hai un bonus di più 2, no? Dimmi. Perché puoi farlo senza, diciamo, uscire dall'area di attacco, come dire. Che eventualmente io ho anche il talento acrobazia, quindi se mai ti facevo il test rapida era per quello. Non serve. Hai un più 4, quindi. Ho un più 4. Porca sempre puttana. Non letali, minchia. Oh, cioè, poi immagina bene. Non è giornata oggi per me. Comunque sempre non letali, quindi lo stavo cercando di colpire di piatto con la daga. In questo caso ripetiamo, il suo attributo è 15 con un bonus di più 2, immagino. No, è 13 con bonus di più 4. Ah, ok, è 13. Fiancheggio. 13, quindi in teoria lui deve tirare sopra il 13. Con più 4 sopra il 17 e ha fatto 20. E... cioè, devo tirare sotto il 17 e invece ho tirato sopra il 17, esatto. Quindi ho fatto un fallimento totale. 3 possibilità. Vediamo su 20. Che succede. Succede che proprio mentre cerchi di fare questa mossa tattica, in realtà inciampi e invece di non riesci neanche a colpirlo, proprio mentre cerchi di passargli in fianco, perdi l'equilibrio, cadi. E cadi proprio di schiena e addirittura perdi l'arma che ti vola indietro verso Beccaccio. Tra l'altro il Beccaccio vede la scena di te che cadi come un salame con la spada che vola. Cazzo, questo è fallimento, è il critico, il fatto che mi vede Beccaccio, non tanto che cade. Eric. Allora, Eric impugna la spada come fosse una mazza, quindi dal fondo però verso la lama. E quello che fa è, quando vede il tizio che si allunga verso Beccaccio, cercando di correre, camminare, rialzandosi, prende la spada e prova a fare un home run sulla sua testa con il pomello. Vediamo se la testa vola nel pozzo. Nell'altra piazza ho un bonus di più 2, eh? Yes. Inventando il gioco del golf. No, aspetta, tu colpisci quello che sta andando verso Beccaccio? Yes. Vabbè, allora hai anche un più 4, un di 4. L'avrei colpito comunque con 11. Vedi, con 17 tu 7, io 20. Ok, fammi anche un di 4 danni. 14. Ok, descrivimi che effetto brutto fa. Allora lui probabilmente non se lo aspettava, lo colpisco sulla nuca e vola all'indietro, proprio facendo un salto come se una forza lo spingesse da dietro, dalla testa, no? E quindi cade a terra e gli sputo anche addosso. Ok, dopo questa scena vedete che quelli rimasti in piedi cominciano a preoccuparsi sul serio. Poi capite che... scusami. Ah, scusa, non hai finito. No, vai. No, non ho finito. Prendo con il piede la spada che è a terra e la ricalcio verso Colombo. Certo.
vi rendete conto che già prima combattevano più che altro incacchiati per la situazione, magari probabilmente per la gente che li vede, cioè, li guardava, allora, ma per il fatto che la ragazza è scappata, ci sono due per terra, questi hanno capito che voi sapete il fatto vostro, vedi che iniziano ad agitarsi sempre di più. E a un certo punto quello che aveva parlato per primo dice: prendete quei due, andiamocene! E vedi che pian piano, sempre guardandovi in cagnesco, cercano di tirar su quelli privi di sensi e piano piano fanno per andarsene. Ti dirò di più, io li aiuto a tirare su gli altri mentre ridacchio. Ti do una mano qua, mi serve. Vedi che ti dà una spinta. Maledetti, Baumelo saprà che cos'è successo. Non sai neanche come ci chiamiamo. Al diavolo, dice. Io sono seduto sul posto. Se ne vanno. Io invece rimango seduto sul posto, cioè dove sono caduto, mi metto seduto con le gambe incrociate, riprendo la spada che mi ha lanciato Eric, mi stappo la mia solita fiaschetta che sapete e comincio a bere lì sul posto. E borbotto tra me e me, vedete che sono un po' incazzata con me stessa. Io invece appoggio la spada sulla mia schiena dopo aver colpito il tizio, lucido il pomello sporco di sangue, e inizio a intimare la gente: non c'è nulla da guardare, andatevene. Vedi che loro in effetti si guardano intorno. Secondo me non era una strega. E vedi che piano piano la gente si disperde. Tutti, tranne un goblin, piccoletto, macilento, che vi guarda con i suoi denti aguzzi. E piano piano, dopo un po', vi guarda, vi riguarda, e poi si avvicina. E tu che diavolo sei? Non ho mai visto nessuno come te. Dice: è un goblin schifoso. Ehi, guarda come parli. E ti allunga un cilindretto di cuoio. A te, Colombo. Ma è tipo una... lo prendo? Ma è tipo una cosa su cui c'è scritto qualcosa? È un contenitore. Ah, ok. Vedi che contiene un messaggio che ora vi mando in chat, perché purtroppo non sono riuscito a sistemarlo e a mettervelo tra i documents. Che se vedete, io posso... io sono sorpreso, sempre seduto, io sono sempre, rimango sempre seduto per terra, vedi, mi apro e leggo. Io invece nel frattempo io lo leggo ad alta voce. Ok. Quindi. Sì, io lo leggo tra me e me, non lo leggo ad alta voce, perché voglio capire cosa c'è. Però ve lo mando comunque in chat. Chi vuole essere malagasto, chi vuole avvicinarsi e vedere, non lo nascondo, io lo potete vedere. Ciao. Ce la posso fare, arriva. Uno. Io comunque controllo che ci sia il papero nelle vicinanze. Io spererei di no. Papero è lì dietro il goblin. Ma coraggio, cosa gli stai rubando adesso? Niente, sono lì dietro il goblin, cioè di fianco al goblin. Sto guardando Colombo. Allora, nel frattempo io ve l'ho mandato sulla chat, così lo vedete. Nel frattempo io lo leggo, va bene? Ok, certo. Ok, perfetto. Cari amici, se state leggendo questo messaggio, significa che sono morto. Non sapete chi sono, proprio come io non so chi siete voi, almeno non nel senso comune del termine. Io conosco qualcosa del vostro destino, perché è intrecciato al mio e alla scia di sangue lasciata dallo scorticatore nella nostra bella città.
In breve, siete apparsi nei miei sogni, visioni che ho evocato con l'aiuto di antichi rituali come parte dei miei sforzi di risolvere il mistero del sanguinario scorticatore. Alcuni mesi fa, una spedizione ha fatto ritorno a Forte Cardo. Oltre a loro, ha rinvenuto il teschio di un re di Simbarum, un disgustoso cimelio che il capo della spedizione ha sfoggiato come un trofeo in numerose taverne della città. Sfortunatamente, i cacciatori di tesori hanno anche contratto una terribile malattia che ha reclamato le loro vite una a una. Alcuni sono scomparsi, altri sono stati eliminati dal patto di ferro. Altri ancora si sono trasformati in abomini e poi uccisi da coraggiosi cittadini e dalle guardie. Gorak, il capo, si è nascosto, portando il teschio con sé. La memoria della gente è corta nel forte e quando è iniziata l'ondata di omicidi compiuti dal fantomatico scorticatore, nessuno ha collegato i sanguinari delitti alla spedizione di Gorak. Le mie visioni, tuttavia, hanno rivelato una sorta di connessione. Dopo molte e frustranti visioni oniriche, una cosa è risultata chiara. Tra la spedizione e la scuoiatura dei miei concittadini c'è qualche tipo di legame. Sfortunatamente, ho anche capito che la mia morte era un passo cruciale per la soluzione del mistero. Così i miei ignoti fratelli del destino siete voi. Il come e il perché mi sono oscuri, ma spero che riusciate a scoprirlo da soli. Se mai ci incontreremo nell'aldilà, mi racconterete tutto sugli eventi a venire, ma fino allora non posso che chiedervi perdono per aver posto questo fardello sulle vostre anime. Ciò che vi attende non lo augurerei al mio peggior nemico, men che meno a persone che sarebbero probabilmente diventate mie amiche se avessi vissuto abbastanza per conoscerle. Maestro Vernam. Te l'ho detto che era inutile passare da lui prima. Ma avevi ragione, però... Dopodiché adesso abbiamo... La goblin ti allunga una manina ossuta e verdognola. Che carina. Glielo lascio io, dai, lo scellino qua. No, io invece prendo la mano. Quando fai per prenderla? Hai capito che voglio questi? Alzo la celata, mostrando i miei occhi a lei. Occhi rossi, opalescenti. E la fisso. Come sapevi che dovevi consegnarla a noi? Mi è stato detto così dalla maestra. No, dalla maestra. Dalla signorina dell'accademia. Mi ha detto di trovare uno con gli occhi rossi e un papero. Facile trovarlo. Il papero. In effetti quella gente ci troverà, anche senza sapere il nostro nome, purtroppo. In realtà può sembrare strano, soprattutto al papero, di essere stato individuato così. Ma, evidentemente, questa goblin... condivide più o meno la stessa sorte molto spesso. Quindi. Beh, dagli l'uccellino che se l'è meritato. Adesso abbiamo più di una direzione da prendere. Tu, mi rivolgo alla goblin. Dove sta la tua signora? Quella dell'accademia. Me l'ha detto lei di venire qua, da voi, a consegnarvi questa roba. Come si chiama? Mi sembra che si chiami Esbetta. Esbetta, ok. Adesso ve lo scrivo.
Sai nulla della spedizione di un certo Gorak? Sicuramente tu hai orecchie e occhi dappertutto, o la tua razza almeno ce l'ha. No, non mi dice niente. Allora mi paghi o no? Le metto io uno scellino. Sì. Grazie, ti dice e ti mostra una serie di dentini molto affilati e marci. Le sorrido. Vai. Niente, le sorrido. Okay. Allora lei ti sorride a sua volta. Arrivederci, signori. E si gira e se ne va. Poi direi, amici miei, che adesso ho bisogno di bere. E vedi che mi alzo e cerco di guardare, vedi che mi guarda attorno, cerco di vedere un'insegna di una locanda, di qualcosa. Hai già bevuto, Colombo? Hai già bevuto e sei rimasto seduto abbastanza per riflettere? Ma quello non era bere, quello era meditare. Non credo, durante gli schiaffi. Colombo. Andiamo a trovare... E indico quello che c'è scritto sul biglietto. È inutile passare il tempo per locande. Tutti sanno dove siamo qui. Colombo, prima ce la liberiamo, prima festeggiamo. Non mi sembra il caso di andare a bere. Ok, avete ragione. Vedila così. Avete ragione. Se non lo risolvi tu, andrò in giro io a fare domande. E non so quanto ti conviene. Sì, più che domande, saranno gli altri a farsi le domande di perché tutti questi cadaveri in città. Non scuoiati. Vabbè, andiamo da questa Elvetta. Dobbiamo fare alcune domande su questo Gorak. Oh, io volevo vedere i corpi. Vedi che protesto come un bambino dispettoso. Tu, Eric, era vicino a me quando ho letto il messaggio, ce l'hai lì? No, io ero in piedi che guardavo la Goblin, meravigliato anche. Allora vedi che ti faccio vedere, leggi, almeno sai dove stiamo andando, gli ultimi sviluppi. Dobbiamo cercare questo Gorak, forse è lui lo scorticatore che tutti stiamo cercando, però dobbiamo capire dov'è. Andiamo all'accademia, dobbiamo parlare con questa Elvetta, magari lei sa darci delle informazioni ulteriori. Capisco che è un barbaro Gorak, leggendo. Non è detto. Ok. Aspetta che controlli una cosa, proprio se può richiamarti. Perché comunque diceva che era una spedizione di barbari. Ha detto così, sai che non è... Dice di barbari? Mi sembrava di sì. Non so se avesse detto di barbari. No, non penso. Una spedizione ha fatto ritorno a Forte Cardo. No? No, non dice... Ok. Cacciatore di tesori? No. Ok, quindi niente Barbarossa. Cioè, il nome non ti sembra... Sì, no. Beh, se non c'è nel riferimento alcun barbaro nel messaggio, non mi passa neanche dall'anticamera del cervello, anche perché Eric è stupido come una patata lessa, quindi... No, poteva starci dal nome, però in realtà ti dirò, ho appena guardato sul manuale, non ha nessun tratto particolare né per essere ambriano né per essere barbaro come nome. Certo. Però potrebbe essere entrambi, perché comunque... Sì, no, ma tranquillo che non ci sto neanche a riflettere. Allora, annuisco Colombo e lo seguo mentre fa strada verso l'accademia. Sì, io come prima chiedo indicazioni ai passanti e cerco di orientarmi a città. Sì, comunque, ecco, quindi avete cambiato meta?
Cioè, andate... In effetti, borbotto abbastanza sottovoce in maniera semi-comprensibile. Sì, vecchio, dopo andiamo anche a vedere i cadaveri. Ah, prima dobbiamo... Dopo è tardi, quando ti vuoi fare un'idea su qualcosa è meglio prima vedere, poi ascoltare. Adesso a che altezza siamo, Andre? Della... Il 21 mi pare. Allora, eravate più o meno qui. Ed era il 14 la cittadina. Cosa cittadina? Giusto, vuole la cittadina. No, ma stiamo andando all'accademia, però. Sì, no, stavo vedendo se era se... l'accademia. Beh, mi dico. Allora, l'accademia invece è più o meno qua. No, facciamo un quadratino. Ah, sì, era la 44 dove c'era il maestro di prima. Disegna forma arancione. Qui potrebbe essercene una. No, no, che brutto. Una qua e l'altra è chiaramente qua sotto. C'è anche scritto. Ah, no. Sì, sì, guarda i cittadini. Qualcuno l'ha scritto, bravo. Sì, sì, ho scritto anche Fritz dove era. Hai fatto bene. Ah, bravo, ottimo, ottimo, bravo, bravo. Ok. Ma perché vedere i corpi? Dobbiamo capire dov'è Gorak. Senti... Oh. Il capo sei tu, decidi tu. Tu vai a vedere Gorak e io vado con il vecchio a vedere i corpi. Ma facciamo così allora. No, anzi, andiamo tutti a vedere i corpi. No, non dividiamoci che dopo ci perdiamo. Dopo... Cosa? Magari... Gli occhi si ingrandiscono. Andiamo a vedere i corpi. Sì, dai, ti accontento stavolta. Stai occhi sono meglio di qua. Tu sì che sei un saggio capo. Più che altro il mal di testa da furia del tuo, di sentire il tuo borbottare nelle orecchie. Borbottare. E andiamo a vedere i corpi allora. Speriamo che non ci sia da pagare il biglietto. Sei più antipatico del papero. Sì, ha detto tutto, renditi conto. Non c'è niente da ridere. Già. E mi incammino con fare infastidito lungo la strada. Ok. A caso, perché non sai dove andare. Vado a vedere i corpi. Ok. Dai, vado verso la guerra cittadina, continuo sull'idea di prima. Allora. Vabbè, camminate fino seguendo la strada principale, ripassate per la piazza antica. Non si sente più la musica. Confermo. Allora. Oh, è vero, ma si è inciodata senza alcun motivo. Dai. E allora. Ma partita. È partita o no? Sì. Sì. Non ho detto niente. Va bene. Maledetta, non me la fa. A me non è partito niente, ma comunque. No, noi la sentiamo. Quindi andiamo alla guardia cittadina. Ok. Allora, praticamente tornate, rifate più o meno la stessa strada che avete fatto finora al contrario, mm-hmm. E arrivate di fronte a questo grosso blocco, vedete, di costruzioni circondate da un muro. È più o meno come potete intuire che sia dalla mappa, ok? C'è questo grosso spiazzo e vedete che appunto c'è questo ingresso con una specie di guardiola e arrivate nello spiazzo principale. A quel punto vedete che al numero 34 c'è quella che pare chiaramente essere la struttura principale. Mentre siete lì che guardate, vi si avvicina appunto una guardia che vi chiede cosa volete e perché siete lì. Vogliamo vedere i corpi. Stiamo. Cosa sei? Un gran guastafeste, però è innocuo. Siamo
Vorremmo dare un'occhiata ai cadaveri dei poveretti che sono stati squartati dall'assassino, dal pazzo che infesta questa città. Vogliamo dare una mano e vediamo se riusciamo ad acciuffarlo. Vedi che si gratta un po' e dice... Questo è proprio il caso, signori. Ci vuole... Come mai? Se facessi vedere queste cose a tutti quelli che passano a chiedere, che fine farebbe? Vuole che gli paghi il biglietto, Colombo. Di sicuro il mio capitano non approverebbe questa scelta. Su, circolate. Neanche se possiamo appunto pagare il biglietto. Dai! Gli do, tiro fuori 4 scellini. Siamo in 4. 4 biglietti. Entriamo e usciamo, neanche te ne accorgi. Vi porto direttamente all'obitorio. Voi entrate, fate quello che dovete fare e poi filate. È chiaro. E soprattutto il mio capo non lo deve sapere. Sapere che cosa? E rida. Questo, esattamente. E dopo, vedi che con fare marziale vi fa strada e vi porta appunto fino a questa costruzione qua. Mentre camminate, Malogarst, tu hai improvvisamente una specie di appunto un conato fortissimo. No! E dentro la tua testa senti rimbombare proprio una voce che dice: questo è il posto. Non oggi, per favore. Devi ucciderlo. Mi faccio serio un attimo e gli occhi come se si velassero per un attimo. Chi? Dopodiché senti solamente un altro fortissimo conato. E la voce sparisce. Non oggi. Proseguite. E vi entrate in questa struttura. Vedete che questa guardia che vi fa strada è molto circospetta, si guarda spesso intorno, dopodiché quando pensa di avere più o meno via libera vi conduce in una specie di sezione, appunto, dove vedete che l'ambiente cambia particolarmente, fino a diventare una specie di studio medico, ok? E con delle celle sigillate. Quando entrate lui vi butta dentro e fa: io rimango qua fuori, fate in fretta. Dopodiché vi lascia dentro e mentre dopo un po' viene avanti un vecchio con una specie di diciamo divisa palesemente simile a quella che può avere un guaritore, ok, un medico, qualcuno esperto proprio in materia. Però vedete che ha lo sguardo un po' annebbiato, il naso grosso e rosso, un po' traballante, e vi saluta. E voi chi siete? Cosa volete? Siamo incaricati di scoprire e porre fine a queste serie di omicidi che sconvolgono la città.
cosa ha scoperto sui corpi? Vedi che tu che ci parli, che sei più vicino, senti che ha l'alito potentemente al sentore di alcol. Io ghigno. Qualcosa in comune con il nostro capo. Io reggo meglio. E poi vi dice: incarico di chi? Ma dove sono questi corpi? Portaci pure, gli dico. Cosa? Dai, se non stiamo qua a perdere tempo, cioè già abbiamo il fiato sul collo, il capitano ce l'ha con noi, e anche il sindaco ci ha cominciato a fare domande. Su via, ci porti, che almeno facciamo tutto il nostro lavoro, andiamo tutti dopo a bere tranquillamente alla sera. Dai, non ci faccia perdere tempo. Ma io non sono tenuto, io... Sì, non è tenuto. Vogliamo tiro la manica di Colombo. Tiro un attimo la manica di Colombo. E poi ti dico: prima il biglietto, questa volta è il caso di oliare gli ingranacci con l'olio giusto. È la mia riserva. Ah, vedi? La nostra riserva. No, io intendevo il vino. Dai, su via, finché tu ti bevi, vuoi il goccetto? Finché tu ti bevi, noi facciamo. Vedrai che appena non fai neanche in tempo a finire la sacca, che noi abbiamo già finito. E dopo ti puoi anche tenerla, se vuoi. E gli faccio vedere la sacca, quella che ho col mio, la birra, quella che avevo riempito alla taverna qualche sessione fa. Quella lì. Fai un test di persuasione. Venti. Non chiamartelo. Non tira, bravo, fatto. Non tirarti. Che poi arriva e fai: oh no! Ecco. Persuasione liscia. Sì. Persuasione liscia. Bravo. Ok. Wow. Allora vedi che lui ti guarda, poi piglia, fa... prende la saccoccia, si fa una sgurlata e te la restituisce, fa: tanto, venite. E mentre cammina vi dice: ho esaminato attentamente i cadaveri e sono stati identificati dalla pelle che avevano lì in fianco. Cioè, gli ha tolto la pelle e ha lasciato in parte il corpo? Esattamente. E vedi che a un certo punto apre una specie di... comincia a tirare quelle classiche cellette, no? E vi fa vedere quattro cadaveri. Senza perdere molto tempo, io scanserei proprio pure malamente il tipo e inizierei ad esaminare dalla testa ai piedi, cercando soprattutto il tipo di taglio con cui è stato scoiato, perché per fare una roba del genere, oltre a volerci molto tempo, ci vuole molta manualità. Infatti dico: ragazzi, ma ragazzi magari tu, in particolare, cercate ogni particolare, tipo di taglio, se potete capire che arma ha usato, se ci sono resti strani di che ne so, terriccio particolare, cose particolari che ci possono dire dove erano, dove stavano andando, dove sono stati, eccetera. Più indizi abbiamo, meglio è. Ciuffi di pelo, che ne so io, tutto quello che riuscite a trovare. Posso usare il tratto? Sì, e anzi tira proprio. Io invece, annoiato, mi guardo attorno.
Ok, un attimo che scrivo una cosa. Se vuoi, Andrea, ti dico più che il tipo, io mi concentro, come dicevo prima, sui corpi, se trovo resti di qualcosa, terriccio, peli, cose particolari che non dovrebbero essere sul corpo, che non si capisce perché sono lì, anche nei capelli, magari se è rimasto attaccato nei capelli, nelle unghie, eccetera, insomma, roba così. Okay. Più che il taglio, perché io non intendo dei tagli, non intendo di quella roba lì. In realtà, Master, se vuoi uno spunto per il fallimento, sono molto distratto dalla voce e dai conati di vomito che avrò ancora, probabilmente. Ok, allora, mentre voi tutti guardate, semplicemente vedete semplicemente delle figure assolutamente scuoiate, con in fianco anche una pelle, proprio la pelle che sembra essere loro. Ma devo fare un attimo. Ecco, adesso ti dico un'altra cosa. Guardate che scrivo in chat. In pratica, yes. Di fianco a questi corpi c'è la tuta, la loro tuta naturale. Esatto. Sì. Cioè, mi domando come abbiano fatto effettivamente a identificarli dalla pelle. Cioè, è proprio strano. Ne io tatuaggi. Ci sta. Dimmi se devo fare dei tiri io, se devo fare qualcosa di... per... Se vuoi puoi tirarmi anche tu un'attenzione. Con meno 2. Guardate, così out game, veramente l'unica cosa penso che possa fare un lavoro del genere è un elfo, e un elfo svelto con le mani, un changeling. Io mi guardo attorno, invece studio lo studio. Oh, lascia. Tu niente, ti guardi intorno, vedi che è proprio uno studio medico, tra l'altro quello dove il classico studio in cui fanno le, come si chiamano, le autopsie. Bravo. Mega tiro ho fatto io. Ottimo. Ok, allora tu ti rendi conto che, vabbè, lui alla fine, fate sia tu che Malogast, comunque Malogast non si rende conto di questa cosa, ma tu sì, entrambi capite che comunque lui non ha fatto nient'altro che farvi vedere sti cadaveri. Ci sono questi corpi sui vari supporti che ha tirato fuori, ok? Che sono semplicemente dei corpi scuoiati. Lì in fianco ognuno c'ha la pelle. Capite la pelle è stata rimossa facendo dei tagli molto precisi e pezzo per pezzo, e poi sfilata, ok? Quello che nota però solamente Colombo è che evidentemente c'è qualcosa che non va, cioè qualcuna delle pelli non sembra della stessa, anche a occhio, non sembra della stessa dimensione del corpo. Cioè come se la pelle che c'è lì non fosse quella di quel corpo. Esatto. Provo a capire se il pezzo di pelle diverso, diciamo così, combacia però con un pezzo di pelle mancante, cioè no, che ha sostituito. No, è come, fai conto che la pelle che vedi non è fatta a brandelli, è come un tutt'uno, è come una muta. Okay. Però, quella che vedete non sempre sembra essere pari, ok, al corpo in fianco al quale è stata messa. Quindi domanda, scusami, lì sui tavoli c'è il corpo
e una pelle. La pelle che c'è di fianco non è la sua, ma è quella che è stata trovata sulla scena del crimine. Sì, è quella che è stata trovata in fianco a quel... Che credo non sia la sua, ma sembra... E io ho capito invece che non è così, in poche parole, che è di un'altra persona. Mm-hmm. Giusto? Cioè certo. A questo punto, sì, esatto, capisci che ci sono state delle anomalie. Della sostituzione, cioè il corpo non combacia con la pelle, non è la sua pelle quella in parte, a quel corpo lì, giusto? Provo a vedere se comunque guardando anche gli altri corpi, se riesco come a collegare tipo le pelli ai propri corpi, oppure se c'è una pelle in più o un corpo in più, e quindi che non i torni non contano. Cerco di capire quello. I torni non contano. Esatto. Le pelli non tornano, in poche parole. Invece i torni contano, fino a 5, ma contano anche loro. Quindi in sostanza, ok. Provo a collegare ogni corpo alla propria pelle per vedere se i tonni contano. È tipo il gioco di Dora l'esploratrice, ma un po' più macabro. Esatto. È la versione seinen per adulti di Dora l'esploratrice. Bello. Oggi Dora ha trovato 6 cadaveri. Vi rendete conto? Allora tu facendo sta roba. Chiedi anche una mano a Malogast, che è con te, ed è anche quello che se ne chiede un po' più di medicina, evidentemente. Io gli spiego, gli spiego, qua è... il corpo non è la sua pelle, proviamo a vedere se combacia con le altre. Oh sì, la pelle, combaciare, sì. Ok, Marco... Cominci. Allora, ti rendi conto di una cosa, che effettivamente la pelle del primo corpo è quella del secondo. Cronologicamente parlando, stai dicendo? No, non cronologicamente. Ah, okay. Non lo puoi sapere, però diciamo che tra queste pelli qua, in sostanza c'è la pelle di uno in fianco al corpo di un altro. I corpi e le pelli coincidono, ma sono stati assegnati al corpo sbagliato. E così facendo, in realtà, manca un corpo. Cioè, manca la corrispondenza di un corpo. Mi sto spiegando male perché... No, ma manca un corpo o manca una pelle? Manca un corpo. Cioè c'è una pelle in più rispetto ai corpi, questo vuoi dire? Non proprio. No, perché c'è un corpo in più rispetto alla pelle. C'è un corpo in più rispetto alla pelle. No. Cioè, quanti corpi ci sono e quanti pelli ci sono? Sono 4 corpi, okay. E 4 pelli. Però 3 corrispondono e una no, ho capito bene? Esatto. Okay. Quindi c'è un corpo con una che non è la sua pelle, quindi manca un corpo e manca una pelle, in poche parole. Adesso chiamo il Jack nel canale segreto e gli dico una cosa che magari può aiutare a capire un po' tutti, ok? Va bene, vieni qua. Allora, recapino generale per chi ci guarda, nel frattempo che tolgo le varie etichette. Allora, praticamente saluto tutti quelli collegati. Praticamente cosa succede? Che il nostro gruppo sta cercando un serial killer in questa città, che scuoia le persone, ok, lasciando lì i cadaveri e le pelli lì vicine. Ora siamo nella guardia cittadina e stiamo esaminando i cadaveri, ma un appaiamento tra corpo e relativa pelle non ci torna, in quanto le dimensioni della pelle non risulterebbero appropriate al corpo. Quindi c'è da capire se c'è un corpo in più non trovato, con una pelle non trovata,
che si sono intercambiate tra di loro, oppure se semplicemente boh, qualcosa non torna, chi lo sa. O qualcuno cercasse determinati organi e determinate pelli per fare determinate cose. Ricordo a tutti inoltre che vabbè, abbiamo i soliti link social e i prossimi appuntamenti saranno venerdì con una live di Just Chatting sui GDR e sulla cultura nerd, e domenica credo forse una one shot che gestirà Giacomo come master con 8 persone, una roba folle fuori di testa. È ancora in forse, non ho capito se si farà questa domenica o se si farà la prossima. In ogni caso vi terremo aggiornati. La cosa che volevo dire è che abbiamo anche un pool attivo, lo potete trovare sotto le informazioni. E non fatevi problemi a scrivere in chat, vero? Cercheremo di rispondere o direttamente dalla chat se non possiamo fare off in quel momento, o comunque magari ci getteremo un occhio e commenteremo. E poi lo riprenderemo, non preoccupatevi. Sì, noi rispondiamo sempre a tutto. Prima o poi rispondiamo. L'occhio. Che stanchezza. No, non dire così. Sennò poi ti stanchi, la morte ti afferra e muori. Comunque mi hai messo una scimmia addosso su The Witcher, che ci ho giocato anche oggi dopo pranzo. Ma hai capito cosa ha fatto Jessert, oppure... Sì, perché ero arrivato tempo fa, poco prima delle Skellige. E adesso ero sull'isola finché stavate giocando. Ok. Bene o male ho capito. Okay, devo ancora finirla però, perché io sono uno che finisco prima tutta una città, tutto quello che ci può finire, poi vado a quello. Certo. Certo, certo. E, beh, molto lento. Hai gradito il fatto che è stata tutta colpa di Jessert anche la cosa che succede nel videogame? Okay. Sì, sì. Ricordo a chi non sa di cosa stiamo parlando che io ho masterato una campagna di The Witcher recuperabile sul canale YouTube. Manca l'ultima puntata, ma a breve verrà caricata. E in cui il nostro gruppo ha fatto... grossi guai, insomma. Sarà interessante vedere un po' come reagirete anche su YouTube. È stato molto figo, onestamente. Sono stati veramente tutti bravi. C'è stato anche molto drama verso la fine, purtroppo. Addio. Mi è stato anche criticato da dei tipi su Facebook. Addirittura, e chi sarebbero questi tipi? Ma un utente mi ha detto che lui, se avesse giocato Finn, non avrebbe trovato divertente la cosa. In che senso? Nel senso che è stata una morte troppo cruda e inutile. Vabbè, non è che ci sia più di tanto su cui discutere. C'è il dado, canta in questi giochi. Sì, ma non è una morte, cioè, ha un senso, non è stata una morte gratuita, c'è stata una serie di sfighe. Ma ragazzi, il dado canta, cioè se io ho 30 canta. PF e ne prendo 50 danni. E poi anche la logica, se uno si sposta e tu sei quello che è davanti al mostro, è ovvio che attacca a te, mica ti dice no scusa, scansati che devo andare a... Cioè. No, più che altro ragazzi, più che questo... The Witcher è un gioco crudo come Simbarum, quindi purtroppo la morte quando arriva in maniera cruda e grezza. Non è come D&D che magari un personaggio quando muore si cerca comunque di fargli fare un'azione epica, no? Qualcosa per cui verrà ricordato. In questo tipo di giochi dark fantasy con setting dark, cupi, realistici, succede così purtroppo. Vi dico, io ho già il PG nuovo per Simbarum, ce l'ho lì. Se Colombo fa una brutta fine, ho già il sostituto, quindi ok, una via di fuga pronta. Preciso solo una cosa: ci sono 4 corpi e 4 pelli, ok?
Solo due pelli combaciano con due corpi. Scusate, ok. Quindi ci sono tutto due corpi con due pelli che non sono le loro. Quindi mancano due corpi e mancano due pelli. Ma scusate, se si scambiano le pelli coi corpi, combacerebbero oppure neanche? Solo due. Solo due. Ok. Quindi abbiamo due corpi, mancano due pelli perché abbiamo i corpi e mancano due corpi perché abbiamo due pelli. Bravo. Hai detto brava? Grazie, cara. E mentre guardate queste cose, vedete, e cominciate a fare questi collegamenti, vedete il medico che comincia a preoccuparsi. Sono stati degli omicidi terribili. Ora è giunto il momento per voi di andare. Ma sono tutti qua i corpi e mancano due. Oppure più di due. E tutti qua quelli che avete trovato. Certo. L'ultimo, qual è quello che, l'ultimo che avete trovato? Questo qua. È uno di quelli che non combaciano. Esatto, e scusami Colombo, ti interrompo, passo davanti a te indicando il corpo e ti dico: sì, è la sua pelle, beh, non è la sua, e tieni conto anche che l'hanno trovato oggi. Comunque, non penso che questo vecchio sappia dirci altro. E poi sì, ti osservo dal basso verso l'alto e ti faccio capire, sì, con l'occhio, e ti faccio capire che, cioè, andiamo. E comincio ad andare verso la porta. Bene, la ringrazio. E ci faremo una bevuta la prossima volta insieme. E vado verso la porta. Andiamo, ciao, ragazzi. Arrivederci. Vedete che è molto sollevato che vi leviate di torno. Io la butto lì. Se facessimo un taglio e ricontinuassimo la prossima volta? Allora facciamo così. Un'ultima scena in cui quando usciamo dall'obitorio, diciamo, dalla situazione, e torniamo fuori dalla piazza delle guardie, mentre cammino mi volto e vi do un biglietto, un pezzo di carta che ho strappato da, chiaramente, da un libro. Sopra vedete che c'è una lista e capite che è la lista con i nomi e la professione e l'identità, quindi, dei cadaveri che sono stati trovati. Ve li leggo velocemente. Il primo è stato trovato sei giorni fa alla piazza del Rospo. Era Jerek ed era un cacciatore di pellicce. La sua pelle è una di quelle che non combacia. Il secondo, Len, un avventuriero, è stato trovato nella rimessa al lato opposto dei saloni di Simbarum 4 giorni fa. Il terzo corpo appartiene a Shanda, una cameriera del Giardino delle Rose, è stato trovato nella sua abitazione vicino alla Porta Nord 2 giorni fa. E il quarto e ultimo è Teoman, uno spazzacamini ritrovato in un pollaio vicino all'abitazione di Mastro Vernam, ed è stato trovato oggi. La sua pelle non combacia. Altra informazione è che da tutti i corpi trovati, sono state asportate particolari ghiandole. Se vuoi ti dico anche quali. Ghiandole surrenali, la tiroide e le ghiandole pineali. E quindi con queste informazioni abbiamo abbastanza materiale per investigare ulteriormente sulla questione. Ficus. Okay. Bene. Molto bello ragazzi. Bello. Yes. Ok signori, avete fatto un bel po' di progressi. Questi cadaveri sbucciati sono proprio inquietanti. Madonna. Anche perché non è facilissimo togliere la pelle da un essere vivente, soprattutto farlo in fretta.
No, no. Infatti. È anche bella pesantina anche da, da tirare. Bravi, perché, perché secondo me non era proprio facilissimo arrivare fin qua e anche accedere a questi locali. Era la cosa più giusta da fare. C'erano 100.000 altre cose sbagliate da fare prima, ma la verità è che se vuoi capire cosa è successo a un corpo, devi guardare il corpo. Io mi sono fidato di Malagar, ho detto no. Hai ragione comunque. E dopo queste osservazioni corporali, direi che diamo un buon sugo a tutti. Ricordiamo che le nostre informazioni social sono qua sotto su, su Twitch e sono sul canale YouTube per chi vuole seguirci anche su Facebook, Instagram o anche sulle live, che venerdì avremo una live just chatting dove parleremo di varie cose, chi lo sa. Domenica forse il Mastro Giacomo mi dà conferma o si, si posticipa. Ci sarà una one shot? È questa domenica? Questa domenica molto probabilmente abbiamo un'avventura, sarà una due sessioni, one shot un po' too much, sarà una due sessioni del richiamo di Cthulhu, ragazzi, quindi per chi ha votato nel poll qua sotto che voleva una horror investigativa, beh, insomma, ci siamo andati veramente vicino, comunque continuate a votare per eventualmente anche la successiva. E basta, votate, iscrivetevi e mangiate un sacco di roba buona. Cioè, soprattutto questo... carbonara e soprattutto ruolate. Soprattutto. Quindi... grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, che si sono iscritti, soprattutto un sacco di baci e carbonara. Grazie, ciao a ragazzi. Tutti ragazzi e buon sugo, buona cena e buonasera. Ciao! Ciao ciao!